Buonasera, 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 accidente tardissimo, buonasera, 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 accidente tardissimo, buonasera, buonasera, oh, buonasera. Bello. Buonasera. Scusate se mi presento da solo, io sono il prologo. Sì, insomma, sono quello che richiede la storia. Io sono quello che richiedete voi, eh? Io posso fare tutto all'occorrenza. Qui è teatro. Mi spiego meglio, ecco, ecco. Vedete, per noi il teatro, sì. Il teatro per come lo intendiamo noi, questo... No, questo no. Oh, il teatro, ecco. Sì, questo sì, ma è polveroso. Oh, ecco. Il teatro. Essere o non essere. Questo è il problema. Morire, dormire, sognare. Forse. Ma quale forse? Sognare, questo è il punto. Su, signori, siamo seri. E qui non sogna più nessuno. Non considerate come siamo vestiti. I nostri poveri costumi di attori, ma le nostre anime. Noi da qui vi apriamo il nostro cuore per farlo seguire dal vostro. Lasciate che il sogno che vi mostriamo sia il vostro desiderio. I vostri desideri! Ce l'ho! Ecco! Il Luna Park dell'anima. Qui la fantasia fa festa. Il luogo dove avviene la magia. E qui? No, no qui, ma qui! Padrone di tutte le sette d'Oriente. Ha portato 100 bauli di straccetti colorati, roba davvero pezzente. Tanto piacere, caro. Fatto buon viaggio? La principessa Jasmine sarà qui a momenti. Lunatica, cosa dice la tua palla? Dice che non esistono più i principi di una volta. Per forza, saranno tutti già morti ormai, no? Noi siamo principi, l'orgoglio dell'Oriente. Il principe Azoyama, signore di Kalem, ha portato in dono alla principessa 30 elefanti e 50 cammelli. Jasmine sarà felicissima! 30 elefanti e 50 cammelli. Ma cosa pensa questo che mia figlia voglia mettere su un circo? Meglio un cammello oggi che una gallina domani! Questa c'è la palla disturbata! Noi siamo principi con tutto quanto in regola. Ho
la netta sensazione che anche questa volta Jasmine non accetterà in sposo nessuno di questi brutti ceffi. Lunatica, tu come la vedi? Vedo nere farfalle che si addensano sul palazzo. Carvi, si dice carvi. Questa qui da quando ha preso il fulmine in fronte non azzecca più neanche le previsioni. Figuriamoci come la vede. Va a chiamare Jasmine e finiamola con questa sfilata di fenomeni. Sua eccellenza vuole che la principessa Jasmine venga traslocata alla sua presenza. E c'è uno stacco a pettinare le bombole, va a convogliare. Sir, se qui non si trova marito per la principessa, siamo nei guai. La legge parla chiaro: in caso di unica primogenita femmina, la figlia del sultano dovrà sposare entro e non oltre il suo 18° compleanno un principe di nobile rango, per garantire così continuità alla sua stirpe. Se non si sposa, verrete destituito per mancanza di eredi. Lo so, ma Jasmine è più dura di un diamante. Principessa Jasmine è qui, sempre con la sua stericissima dama di compagnia. Fermate questa musica! Principessa... Jafar, saranno ormai più di 2 anni che ogni mese trascinate qui a palazzo la migliore nobiltà d'Oriente per farmi scegliere uno sposo. E puntualmente vi ripeto che non intendo prendere marito scegliendomelo come un cavallo! Ma benedetta figliola! Devi dare a Baghdad un erede che possa continuare la nostra dinastia. Io non sono eterno, che ti piaccia o no, questa è la legge. E come mai questa legge vale solo per noi figli e femmine, per voi sultani e principi non esiste? No, padre, non intendo prendere marito senza amarlo. Questa è una legge sbagliata e io combatterò per cambiarla. Oh, prevedo fulmini, saette e forti perturbazioni da nord-ovest, anche a carattere temporalesco. Cambiare la legge? Ma chi ti mette in testa certi grilli? Ma certo, Shadia, con te poi facciamo i conti. E tu, Jasmine, rientra nelle tue stanze. Nobili signori, avrete capito che la principessa non è ancora pronta per la sua scelta. Lasciate il curriculum all'ingresso, vi faremo sapere. Tutto bene, quel che finisce bene. È finita male? L'avevo detto io! Benedetta figliola! Ha preso tutto da sua madre! Pace all'anima sua! Non è finito il mio sigillo imperiale! Ce l'avevo al dito! Eccolo! L'ho visto! Dove? No, non la vedo più! Benedetto digitale terrestre! È meglio che io vada! Ma voi cercatelo! Non posso perderlo! Sua smemoratezza si ritira nelle sue stanze! Ma guarda un po' se è possibile. Tutto il regno nelle mani di una smidallata! Quello non è un sultano, è un budino! E dovrò assistere io qui tutta la vita a questi scempi e accontentarmi delle briciole. Ma perché, mio signore, accontentarti delle briciole quando potresti avere tutta la torta? Hai mai pensato alla lampada dei desideri? La lampada dei desideri sta nel fondo di un pozzo, sperduta nel deserto non si sa dove! Ma nel libro della legge c'è una mappa con tutte le indicazioni! Già, peccato che tutti quelli che si sono calati in quel pozzo non vi siano mai più risaliti! Leggilo che cosa c'è scritto sulla mappa. La porta del bene e del male può essere varcata solamente da chi ha l'anima pura, altrimenti... Puff! E noi dove lo troviamo, uno con l'anima pura? Sei forse tu? No. Sono forse io? No.
Si dice che là dentro, oltre alla lampada dei desideri, siano presenti enormi tesori estremamente preziosi. Dovremmo trovare un volontario, un disperato con niente da perdere. A noi la lampada e a lui promettiamo. Si fa per dire tutto il resto. Giusto uno come te può farsi venire in testa questa idea. Ma che dici? Un volontario? Ma pensa in un'altra per rubare il silenzio. Ma io non rubo, prendo in prestito a tempo indeterminato. Jasmine, pensaci bene. Là fuori è tutto complicato. La gente si danna per sopravvivere. Può succederti di tutto. Io non ti lascio andare. Che fai? Adesso anche tu mi dai degli ordini. Proprio tu, che dici sempre di non lasciarmi trattare come un oggetto. Stare chiusa in questo palazzo non è vita. Non poter girare tra la gente. Doversi scegliere un marito come al mercato. No. Se essere principessa significa questo, allora non voglio più esserlo. Mi prendo la mia vita e me ne vado via. Non ho più niente da sperare se rimango qui. Giorni tutti uguali senza fantasia. Quello che sogno non succede mai. Mi vogliono cambiare, ma la mia vita è solamente mia. Anche mio padre ha avuto la mia età. Mi capirà. C'è oltre il mio giardino un mondo che non so, ma resterò quella che sono dal mio cuore in poi. Saprò di chi fidarmi e mi conquisterò sulla mia pelle la mia libertà. Senza rimpianti e senza nostalgie, sarò soltanto quel che voglio io. E il mio futuro me lo inventerò a modo mio. Da oggi io sarò. Che quella giusta. Jasmine. E va bene, vengo con te. No, Sadia, a te non lo perdonerebbero mai. Io non me lo perdonerei mai se ti lasciassi sola. Ascolta i tuoi pensieri che la vita è tua, ma prendi il mondo piano piano, non buttarti via. A dare retta al cuore non si sbaglia mai, ma non rincorrere la libertà. Strade che attraverserai, vicino a te ci sarò sempre io, e il tuo futuro te lo inventerai a modo tuo. Da oggi tu sarai quello che sogni, quello che vorrai, senza paure, senza nostalgia. Saprai quello che vali. Sarà. So che sarai. Soltanto donna, solamente mia. Solamente tua. Innamorata, forse di un'idea. Chissà se quella giusta. Lo sai che quella giusta. Ma sì. Che quella giusta. Dai, adesso mettiti questo. Servirà a non farti riconoscere troppo, perché lì al mercato nessuno deve riconoscerti, Jasmine. Grazie, Sadia. Sei l'unica amica che abbia mai avuto. Andiamo. Guardi, pura seta. Ehi, vattene, non la toccare. Grazie. Oh, Sadia, vieni, guarda. Non correre.
signore, posso toccarlo, è velenoso. Ma sei impazzita, Jasmine? Ma che cosa vuoi toccare? Si tocca Sadia, è la verminella nel ventre, è bellissima. Sadia, qui è tutto meraviglioso. Sì, ma che cosa ci trovi di bello qui? Dai, forza. Chi è? Al mercato come ogni sabato, affamato ma senza spiccioli, arrangiandomi come capita, con le guardie sempre alle costole, mi preparano mille trappole, fanno ma non mi acchiappano, mi rincorrono, mi circondano, fanno ma poi si arrendono, sono poco raccomandabile, ma il mio cuore è rimasto tenero, faccio cose che non si dicono, sogno sogni che non si avverano, ho un carattere ostinatissimo, fanno ma non mi cambiano, mi vorrebbero un po' più docile, fanno ma poi si arrendono, e vivo con un piatto di minestra, mangio e vivo con le stelle sulla testa, dormo e vivo, mi risveglio con il sole e canto. Oh, Abba! Come complice sono il massimo, affidabile, puntualissimo. Oh, sì. Me la cavo piuttosto facile, con il minimo indispensabile. Sto con lui da quando ero piccola, fanno fatti ma non ci scollati. Una coppia di inseparabili, io e te siamo liberi. Vivi nonostante tutto e tutti siamo vivi, con le toppe nei calzoni siamo vivi, ogni volta che fa giorno siamo vivi, tra le voci della gente siamo vivi, siamo sempre puntualmente vivi. Correre, Jasmine! Qui è tutto meraviglioso! Ma che cosa ci trovi di bello in questa baraonda? Non lo so, è che c'è qualcosa nell'aria che mi mette allegria! Sì, ma non ti entusiasmare troppo, perché guarda che non è tutto così bello come sembra. Abba! Fammi vedere che abbiamo recuperato oggi. Secondo me siamo a posto per una settimana. Sì, a te questo non basta neanche fino a stasera. Ma se mangio come un canarino. Oh sì, come l'altro giorno, che ti sei sbranata a mezzo animale rubando il giro arrosto della locanda. E vabbè, in qualche modo dovrò pure incamerare un po' di energia, no? Altrimenti io, sinuosa donzella, come faccio a fuggire da chi vuole farmi del male? Sì, e se non c'ero io l'altro giorno a tirarti via dalle grinfie dell'oste, finivi allo spiedo? Sei o non sei il mio protettore? Adesso andiamo, vieni con me, guarda! Ma non hai bisogno di niente neanche oggi! Magari ci vediamo il prossimo sabato, però, Ci vediamo! Ma che cosa combini, stupida servetta? Mi scusi, signore, non volevo. Non volevi? Ma guarda qui che disastro. Tu, non la toccare. Da dove sbuchi fuori, tu? Vuoi che ti faccia saltare tutti i denti? No, Sadia, ci penso io. Mi scusi, signore, le farò ripagare tutto. Ah, sì? E con quali soldi, piccola pezzente? Adesso basta, brutto buzzurro. Non starò qui a farmi maltrattare da te per quattro stupidi stracci. E ti permetti anche di rispondere, No, vieni. No, ti ho detto di non toccarla, lasciala stare. Jasmine, dove sei? Vieni qua!
Lasciatemi! Germaine, dove sei? Abba! Germaine! Dai! Germaine! Ehi, non la toccate! Abba! Oh, non mi toccate! No, mi dovete toccare, ok? Oh, Abba, aspetta, ti aiuto io! No, Abba! Del genere morirebbe anche un cammello. Ma no, questo non lo ammazzi neanche a cannonate. Ci ha solo movimentato un po' la giornata. E poi, che vita sarebbe senza un po' di casino, eh? Su! Vivi con le stelle nella testa, siamo vivi. Alla fine della festa siamo vivi. Un amico nuovo, ci sentiamo vivi. Un sorriso all'improvviso, siamo vivi. Siamo sempre puntualmente vivi. Basta poco poco per sentirsi vivi, ogni piccola emozione siamo vivi. Basta vivere la vita, siamo vivi, ogni volta che va giorno siamo vivi, ogni battito di cuore siamo vivi. Senza troppi perché. Sapete che ora finirete tutte e tre in galera? Sì. Portiamola al palazzo! Sta fermo! Io sono la principessa Jasmine. Sì, la principessa Jasmine. E io sono la dea Kali. Ma senti, che cosa si inventa questo? Levami le mani di dosso! Non mi sto inventando niente. Sono la principessa. Principessa? Principessa? Io non ho mai visto una principessa fare a botte. Anzi, io non ho mai visto una principessa. E non ti sei perso niente. Principessa, cosa vi ha fatto questo furfante? Vi ha rapita. No, anzi, ci stava aiutando. Già, togligli le catene. Principessa, sono mesi che cerchiamo di prenderlo. Non possiamo lasciarcelo sfuggire. Deciderà il Gran Visir. Lo porterete dal Gran Visir, ma non in catene. Non in catene, no, 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 no. Non so nemmeno il vostro nome. Oh, piacere, principessa. Io sono Aladdin, ed è la prima volta che mi lascio catturare. Oh, però devo dire che ne valsa la pena. Grazie, Aladdin. Io sono Jasmine. Jasmine. Aladdin, mi sai che devi andare, lo sai? Già, andiamo. Principessa, sì. Vi accompagna a palazzo. Andiamo, andiamo, Jasmine. E voi che cosa avete da guardare? Non c'è nulla da vedere. Forza, continuate a lavorare. Circolare. Shadia, io non so più che fare. Io vorrei essere una ragazza normale. Una donna come te, come tutte. Io vorrei... Non so cosa vorrei. So soltanto che oggi, per la prima volta, qualcuno si è preso cura di me. E non perché ero la principessa, ma solo perché ero io. Tu capisci cosa voglio dire, no? Certo che capisco. E capisco pure che quel qualcuno ti ha lasciato il segno. Corri, Shadia, vada a Jafar. Sì. Voglio che Aladdin venga liberato subito. Sì, vado subito. Però tu non muoverti di qui, eh? Abbiamo già fatto troppe sciocchezze per oggi. Sciocchezze? È stato il giorno più bello della mia vita. Qualcosa mi travolge dentro e fuori. Mi sento naufragare, mi si affollano i pensieri. Non riesco a raccontarmi cosa sento. E in ogni mio respiro c'è dentro un sentimento. Se è così che comincia l'amore,
è la cosa più bella che c'è. La nostra principessa ribelle, mi avete mandato a chiamare? Sì, Jafar. Quel ragazzo che le vostre guardie hanno arrestato stamattina è intervenuto in mio soccorso, quindi voglio che lo liberiate, subito. Già, bisognerebbe premiarlo per il suo coraggio. Già, lui è un'anima pura. Un'anima pura. Oh, ma il ragazzo è... Un'anima pura. Era un pericoloso farabutto che le nostre guardie hanno provveduto a giustiziare per il bene di tutti. Che cosa? Credo che sarà un po' difficile poterlo ringraziare. No. Caro Iago, credo sia arrivato il momento di impossessarci della lampada. Abbiamo il volontario. Un'anima pura. Un poveraccio con niente da perdere. Che tutti credono già morto. Direi di andarlo a prendere, portalo qui, Iago. Vado, padrone. Oh, principessa, ma se solo avessi saputo prima di questa vostra indulgenza verso i criminali, avrei tentato di chiedere la grazia a vostro padre. Mi spiace. Vi lascio sola con il vostro dolore. Non è possibile. Non voglio crederci. Nel mio cuore si era acceso un sentimento e il destino me l'ha già strappato via. Mi sento inutile, io mi sento colpevole. Tutto quello che è successo non è stata colpa tua, è la vita che stavolta ha deciso al posto tuo. Povero piccolo. C'è un angolo nascosto nel mio cuore che si è acceso all'improvviso e brucia più del sole, e vedo il cielo pure da qui dentro, e ad ogni mio respiro si affaccia un sentimento, e saprò quali sogni sognare, perché adesso non penso che a te. Io voglio vivere, saprò resistere. La fortuna mi ha sbarrato le sue porte, ma non può rubare la mia fantasia. È stato un attimo, mi si è entrata nell'anima. Far cambiare strada all'onda del destino e inseguire ancora la felicità. Io voglio vivere, io voglio vivere, e se i sogni mi assistono, e se i sogni mi assistono, potrò giorno dopo giorno aspettare che il futuro mi regali un'altra vita da dividere con te. Ci voglio credere, credere. Ecco qui il nostro piccolo condannato a morte. A morte, per aver rubato due mele. Due mele? Sono mesi che saccheggi il mercato. Non ci dispiace, queste sono le regole. Pena di morte. E domani mattina, zac! A meno che... A meno che cosa?
A meno che non si diventi soci in un bellissimo affare. Non si tratta di una lampada. Già, un antico ricordo di famiglia che non so come è finito sul fondo di un pozzo. Insieme ad un mucchio di altre cose estremamente preziose. Tu dovresti solo scendere in quel pozzo e portarmi la mia lampada. Tutto il resto lo potrai prendere tu. Si fa per dire. E con tutte quelle ricchezze forse potresti miracolosamente resuscitare... conquistare il cuore di Jasmine. Sì, i soldi fanno miracoli. E dove si troverebbe questo pozzo? Nel deserto. Si chiama il Pozzo delle Meraviglie. Il Pozzo delle Meraviglie? Mm-hmm. La porta del bene e del male. Mm-hmm. Ma dicono che chiunque provi ad entrarci resti lì dentro polverizzato. Ma perché non conosci il segreto delle sue trappole? Noi abbiamo la mappa con tutte le indicazioni. Orari di apertura, costo del biglietto, sconto per comitive, riduzione... Ma che dici? Allora, che ne dici? Mi avete quasi convinto. Potrei accettare ma ad una condizione. Ma sentiamo pure. Che venga con me la mia amica Abba. Ah, allora Jasmine è una povera illusa. Ma no, Abba è soltanto un'amica. Siamo insieme da quando siamo nati. D'accordo. Qua la mano. Affare fatto. A me la lampada e a te tutto il resto. Partiremo stanotte stessa. Vedrai che non te ne pentirai. Non ne avrai il tempo. Sabbia, sabbia, sabbia e ancora sabbia. Camminiamo da due giorni e due notti e tutto quello che vediamo non è altro che sabbia. Effettivamente è bella spiaggia, ma quando arriva il mare? Ma quale mare? Questo è il grande deserto che custodisce misteri, segreti, tesori. Beh, li custodisce fin troppo bene. Finora non abbiamo incontrato altro che sciami di cavallette, di pipistrelli. Comunque... sono stremato. In questo orribile deserto di giorno si sviene dal caldo e di notte fa un freddo micidiale. Sì, non esistono più le mezze stagioni. Ma insomma, questo pozzo... Aladdin, sono due giorni che camminiamo per niente. Io me ne torno a casa. Sì. Fermi, fermi, eccolo. E questo sarebbe il Pozzo delle Meraviglie? Meraviglia un corno. Questa sembra la Galleria degli Orrori. Coraggio, agganciamoci bene a questa fune che prima torniamo su con questa benedetta lampada e prima mi sentirò tranquilla. Ci sei? È buio pesto qui sotto, passami la lanterna. Così va meglio. Coraggio, andiamo. Buona fortuna, soci. Preparati a tagliare la corda. Quando dico ora, tu tagli, ma solo quando dico ora, capito? Ho capito, quando dici ora io taglio. Tutto bene là sotto? Mi raccomando, tu tagli solo quando dico ora. Ho capito, non sono mica scemo. Allora, ci siete? Siete riusciti a trovare la mia lampada? Eh? E quando risalite? Ora? Risalgono ora? Iago? Che cosa hai fatto? Tu hai detto ora. Ma io volevo dire quell'altra ora. Io ho detto ora, non ora. Ma quando tu hai detto ora, io pensavo che fosse quell'ora lì, l'ora esatta. E ora? La mia lampada? Iago, ti voglio vedere morto! Ora? Ora! Aiuto! Ora! Te l'avevo detto io che non dovevamo fidarci di quelle due carogne. E meno male che abbiamo avuto l'idea di agganciarci ad un'altra corda. Già, se no saremmo rimasti lì sotto. È tutto per colpa di questa stupida, stupidissima lampada. Sono fuori! Sono
10.000 anni che sto chiuso in questo attrezzo, incartato nei miei panni. Sono tutta chinosato, la lanterna mi sa stretta. Sono stato prigioniero in questa scatola di latta. Ho passato tutto il tempo con la fantasia in fermento, rosicandomi le unghie e aspettando il mio momento. E adesso sono fuori e sarò il tuo servitore. Farò tutto quel che chiedi e per me sarà un onore. Allora, chi devo chiamare padrone? Lui! No, mettetemi subito in confusione. Chi mi ha tirato fuori dalla lampada? Diglielo! Io, ma non l'ho fatto apposta! Non l'hai fatto apposta! Ragazzi, ma sai quanti vorrebbero essere al tuo posto? Tu mi hai tirato fuori dalla lampada e quindi tu sarai il mio padrone. Permesso? Ragazzi, che te serve? Che vuoi? Che c'è? Che hai perso? Che c'è? Non trovi il tuo yoga in te? Non lo trovi? Trovato! Io posso trasformarti in tutto quello che vuoi. Faraone, faraona, esploratore, mostro marino. Io mi occupo di tutto. Soldi, mutui, viaggi, sport, benessere. Vuoi vedere il tuo futuro? Guarda la palla, guarda la palla. Bellezza. Hai bisogno di ritocchino? No. No? Moda, stella, questo cappetto lo vogliamo cambiare? Io? No. No? Ti sta benissimo. Agriturismo. La vacanza con le vacche la volete fare? No. No? Non mi interessa la vacanza, non mi interessa manco le vacche? No. E va bene, cambiamo, festeggiamo, compleanni. Tanti auguri a te, oh, tanti auguri a te. No? E va bene, possiamo organizzare un matrimonio. Un matrimonio. Ma prima del matrimonio vogliamo organizzare un bel addio a celibato? No. Sì? E allora via, festa. Pa, pa, patà, patà, pa, patà. Ah. Un attimo. Patà, patà, pa, patà, pa. No, vabbè, tanto sposarsi non si conviene, eh? Allora possiamo aprire un bel centro estetico. Ah, un bel centro abbronzatura. Modestamente con le lampade sono un genio. No, e va bene, occupiamoci di feste, festini, feste in piedi, parti, parti. Io posso fare tutto. Bravo, bravo, come sono bravo. Oh, venghino signori, venghino, venghino. Che c'è qui? È una monetina, eh? Attenzione che adesso sparirà, eh? Pa 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 pa. In che mano sta? Qua. E porca miseria, sono 10.000 anni che cerco di fare sto gioco e me fosse riuscito una volta. Vabbè, attacca maestro che ce ne andiamo. Genio di qua, genio di là, genio di su, genio di giù. Sono un genio di gran qualità, sono un genio di qualità, di qualità, di grande qualità. Grazie, grazie, grazie. Allora funziona così, tu evapora, tu hai tre desideri a disposizione, tre, non più di tre. Quanti ne ha lui? Tre. Prova, 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 prova. È facile, tu l'esprimi e realizzo, tu l'esprimi e realizzo. Sì. Cosa fa lui? Esprime. Ed io? Realizzo. Prova, 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 prova. Ma stai calmo, pensaci bene perché la prima domanda è quella che conta. Fermo. Ricorda che non mi occupo di innamoramenti. No, 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 no. Non faccio resuscitare i morti. Non mi occupo di raccomandazioni ai concorsi pubblici. Ce ne sono già tanti. Ah, e non posso vincere il grande fratello. Perché? Perché? Perché sono un genio. Non sembra, ma ho finito. E che io modestamente sono un genio dirompente. E puoi chiedermi di tutto, dallo spillo all'elefante. Sono a tua disposizione per qualsiasi tuo problema. Sono in grado di allestirti anche una serata a tema. Mamma mia, ma questo è proprio fuori. Già. Oh, è tardi, è tardi, è tardi, è tardi, è tardi, è tardi, è tardi. Non c'è tempo, è tardi. Alice! Se n'è andata? Che mi venisse un colpo, stiamo sognando. È tutto vero? È tutto assolutamente vero. Allora che facciamo? Non lo so. Scusa. Non lo so, dimmelo tu. Scusa, io non ho capito. No, lei non Noi esprimiamo un desiderio e tu ce lo realizzi qui su due piedi. Errore, quanti ne ho detti? Non uno, ma tre. Tre fantastici desideri realizzati su 1, 2, 3, 4, 5, 10.000 piedi. Forse voi due staccioni ancora non avete capito con chi avete a che fare. Io sono il genio più acclamato della storia. Io praticamente sono il numero uno. Venite qua. Tenetevi forte, io posso fare tutto. Io conosco tutto il mondo, sono famoso in ogni regno e dovunque sono stato ho lasciato sempre il segno. Se cercate un grande genio all'altezza di ogni sogno, sono io. Ho la situazione in pugno e sono qui. È un contaballe. Un contaballe mi mancava, eppure a dire che difetti ce li ho tutti. Ma a differenza vostra io li uso uno alla volta. Ancora non avete capito che io sono il genio che ha camminato nel passato, nel presente, nel futuro. E per esempio? Nella Spagna de Toreri sono stato un matador e le donne di Siviglia mi conservano nel cuore. Sono famoso da Pamplona, Santa Cruz. E il problema della Spagna è la...
El genio Cugador. Oh, altro posto. Io ho fatto opera grande. Oh, nell'impero della Cina ho innalzato la muraglia. In Siberia ho brevettato il gelato alla vaniglia. E tutti sempre a dire a me: vieni, 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 vieni qua. Vieni, 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 vieni qua. Che stress! Vieni, vieni qua. Chapeau. In Egitto tempo fa, su una spiaggia abbandonata ho messo su tre piramidi, una spinge, tre pizze che babba al quattro. Servi al tavolo, dove vai? Vieni qua. Una volta sul Vesuvio ho fermato un'eruzione, in Brasile sono stato, ho inventato il carnevale, tutta gente balla samba. Aspetta, samba. Aspetta, aspetta però samba. Aspetta, fermati samba. Un attimo, fermati, fermati samba. Ma che cos'è questa samba? Samba è un ballo, una danza. Ma noi non la conosciamo. Già, non la sappiamo fare. E beh, sambaramo. E dal valzer fino al rock e tutto il festival sono io. Oh sole mio, oh sole suo. L'ho scritta io. Io ho allargato lo stretto di Messina. Io ho inventato gli arancini, i cannoni, le cassate. Io quante cassate ho fatto. Io Montalbano sono. Io ho organizzato la fuga di Bach con la nonna di Beethoven. Io ho scoperto l'acqua calda. Io ho dipinto la Gioconda. Che ero io. E allora? Non vi ho convinto, va bene, volete una dimostrazione? Sì, 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 sì. Ah, cos'è questo? Un tappeto. Bravissimi, io con questo tappeto vi farò volare. Cosa farò? Ci farò volare. Sì, vi porterò lontano da qui, ma adesso prendi e mettilo lì. Sì, sì, sì. E tutte quelle ricchezze mica vogliamo lasciarle lì sotto? No, lì è la cassaforte più sicura del mondo. Sotto questa sabbia si nascondono tesori meravigliosi tipo questo. Oh, questo? E guarda un po', questo? Ma guarda! Oh, questo! Le ricchezze della grotta, qui nessuno, uno ve le tocca. Allacciate le cinture, che ora vi farà volare. Negli spazi insiderati, passerete sotto al sole. Di qua giù, su sempre più su, su, su sempre più su. Come il cielo è più vicino, sempre più vicino. Su sempre più su, fino a toccare il blu. Ah, visti da quassù, visti da quassù. Là voi che state giù, voi che state giù. E siete piccolini come dei puntini. E vai, c'è più. Su sempre più su, più su, la montagna mai più le cieli, a faccia del cielo tutto si trasforma e la tristezza poi se ne va. E lassù ritroveremo tutti i sogni che sogniamo. E lassù ritroveremo tutti i sogni che sogniamo. E lassù ritroveremo tutti i sogni che sogniamo. Ci penserò io!
Va bene, mi hai convinto. Sono pronto a esprimere i miei 3 desideri. E allora avanti, padrone, esprimi pure il tuo primo desiderio. Sì, 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 sì. Allora io non lo so. E non lo so. No, è che mi vengono in mente tante cose. Tante cose. Ma tu al posto mio che faresti? Ma tu al posto mio che? Tu. Io. Tu. Tu. Io. Bella domanda. Io vorrei essere libero. Sì, libero dalla lampada, libero dalla mia magia. Io vorrei essere un umano come voi, con un inizio e una fine, e non condannato a vivere in eterno. Ma allora, perché non ti fai un miracoletto su misura e non risolvi il problema? Perché io i miracoletti posso farli soltanto per gli altri. Ci vorrebbe qualcuno che esprimesse il desiderio di liberarmi. Ma chi? Chi? Chi potrebbe essere così folle e stupido da rinunciare a un proprio desiderio? Va bene, potrei farlo io. Certo, non mangio della ditta. Paghi 3, prendi 2. Sì, lo fa. Non stai scherzando. No, lo fa. Sì, e allora sì, avanti, padrone. Spara pure il tuo primo desiderio. Sì, 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 sì. Allora io voglio Jasmine. Sì, io credo di essermi innamorato della ragazza più bella del mondo. Jasmine. Aladdin. Siamo così poveri che anche l'arcobaleno lo vediamo in bianco e nero. E tu, come primo desiderio, pensa a far innamorare la principessa. Ma andiamo! Arida. Sei arida. Io sono arida. Eh sì, perché tu magari avresti preferito un bel vestito, tutto pieno di diamanti. Come magari arida, anche la ma tu dovresti non fare niente. Basta! O vi faccio cambiare banco. Ah, io ci ho detto che non mi occupo di innamoramenti, non ne sono capace. Ma perché, dico io, non esprimi un desiderio? Che ne so, diventare una star internazionale, un calciatore famoso, un principe, una velina. Ecco! Una velina? Un principe! Certo, così possiamo rivedere la principessa Jasmine. Sì, ma questo è facile, un principe, sì. Però mi raccomando, niente Sanremo come quel Savoia. Chi? Vabbè, alla trasformazione ci penseremo dopo. Adesso salite a bordo, forza. La Genius Airline vi dà il benvenuto a bordo. Siete pregati di allacciare le cinture di sicurezza. Perché adesso, pronti? Sì, vola! Quella lampada era quasi mia! Sarei diventato il padrone del mondo! Su via! Non facciamone una tragedia! Ci sarebbe un altro modo per diventare potente! Sposare la principessa Jasmine e diventare sultano! E come la sposo la principessa? Sono forse un principe io? Fammi finire! La principessa non si decide a prendere marito, giusto? Eh già. Se nel libro della legge ci fosse scritto che, qualora compiuti 18 anni, la principessa non avesse ancora provveduto a prendere marito e dovesse inevitabilmente sposare il gran visir di corte, come sarebbe? Sarebbe che nel libro della legge non c'è scritto nulla di tutta questa. Non c'è scritto, ma si potrebbe scrivere. E come lo timbriamo che il sigillo imperiale non ce l'ha più neanche il sultano? Con questo. Dai qua. Ecco che fine aveva fatto il sigillo imperiale. Ce l'avevo io. Veramente ce l'avevo io. Con questo basterà inserire nel libro della legge una di quelle clausolette piccole piccole. Come nelle assicurazioni. Oh, ma queste idee possono essere partorite solo da una mente eccelsa. Come la mia. Come la mia, Iago. Impara. Ma veramente io... Impara! Io sono drastico, piuttosto ostica, per niente l'ostico,
musica. Ho le idee chiarissime, ma scelleratissime. Ambizioni massime, fantasie bruttissime. Anche la faccia non è un granché. Pessimo, qualunque cosa faccio sono pessimo. State alla larga, sono cattivissimo. E non mi pento perché sono pessimo, specializzato ad ingannare il prossimo. Perché nel doppio gioco sono il massimo. Modestamente mi ritengo pessimo, pessimo, pessimo. Succede qui? Andate a chiamare Sua Altezza. Abbiamo delle notizie urgenti da comunicarle. Urgenti, urgentissime! E allora vado? Anzi, volo! Sono fantastico! Siamo fantastici! Bello e sarcastico! Belli e sarcastico! Forse forastica! Ma che cosa vuol dire? Ma in fondo mistica! Siamo malvagissimi. Sono malvagissimo. Determinatissimo. Determinatissimo. Interessantissimo. Interessantissimo. Intonatissimi. Sua Eccellenza si amalgama voi. Cosa c'è di così urgente da comunicarmi? Perdonatemi, Altezza, ma mi sono imbattuto in un antico decreto siglato da qualche vostro antenato. A proposito, hai trovato il mio sigillo? Niente, non si vede niente. Incredibile. Vai avanti, Jafar. Qui dice che qualora trascorsi il 18° anno di età della figlia unica erede del sultano e se ella non avesse ancora scelto il suo consorte, si provvederà a maritarla con il gran visir, il quale diventerà sultano a sua volta. Alla dipartita del regnante. Alla dipartita del regnante. Jafar? Da dove spunta questo comma? Ma è qui, Altezza! È con tanto di sigillo imperiale! Oh, la notizia mi ha raggelato! Voi capite? Sposare la principessa, ma con tutto il rispetto, non era proprio nei miei programmi. La mia Jasmine con... Non immagino come la prenderà! Non ci voglio pensare! Massimo! Dobbiamo proprio dire sono pessimo. State alla larga, siamo cattivissimi. Indiscutibilmente sono pessimo. Pessimo, pessimo. Pessimo. Abba, sei un'odalisca perfetta. Sembra un missile sicuro e carismatico. Fatti vedere. Per finire, tieni questo anello. Dimostra che sei un nobile. E mostralo ogni volta che guarderà così. Sei un... Il principe Ali! Lunga vita e prosperità, siamo con te.
Lally, mai sentito nominare? Lunatica, cosa dice la tua palla di questo misterioso principe che vuole sposare Jasmine? Dice che non è il solito vecchio bavoso aspirante sultano. Per il resto non si vede niente, forse dovrei fare una ricarica. Ma chi è questo miracolo della natura? Un altro pretendente che dovrà fare i conti con il nostro piccolo com. Sono un principe, vengo da lontano, ma tra questi vicoli mi sento a casa mia. Riconosco tutti come fossi nato qui. Era tutto scritto in cielo, mille ed una notte fa. L'uomo con il cuore d'oro, ora finalmente qua. Sultano? Collega, collega, sono a portarvi a cospetto il principe delle Terre di La Joux, venuto per chiedere la mano di vostra figlia Jasmine. Il principe Ali! Ali! Sì, maestà, i miei più secchi. Vabbè, piacere, io sono Ali, e voi? Come butta? Oh, che simpatico, che siate il benvenuto, la principessa Jasmine. Non tarderà a venirvi a conoscere. Lunatica, va a chiamarla. Subito! La sua insoddisfattitudine, la principessa Jasmine, si farà inglobare nell'evento. Vado, la inglobo e torno! Principe Ali, e dove sarebbero queste terre di laggiù, se lecito? Mio visir! Oh. E diglielo tu dove sono le terre di laggiù. Oh, le terre di laggiù! Le terre di laggiù. Oh, ma è logico, no? Laggiù! Ah, già, le terre di laggiù! Scusate, principe Ali, sì? Ma siete proprio sicuro di poter dare continuità al mio regno? Ho i miei dubbi, altezza. Dubbi sull'altezza? Anche. Beh, non direi. Credeteci, maestà, da noi le ragazze fanno la fila per il principe Ali. Sì, diamo il numeretto come supermercato. Addirittura abbiamo dovuto montare a palazzo un display con scritto stiamo servendo il numero 56, 57, 58. Figuratevi che all'ultima riunione del fan club sono venute quante? 500! Senti, senti! Oh. È arrivato il più grande super femmine d'Oriente. Oh, ma grandissimo, principessa. Lui le prende, le stropiscia, le butta. Principe Ali, non vorrai passare davanti a tutte quelle che hanno il numeretto e stanno facendo la fila per voi. Direi quindi che potete benissimo tornare da dove venite, signori. Vedo vari mossi e localmente agitati. Ma no, principessa. Altitudine. Io non volevo. Io sono un principe qua. Siamo alle solite. Che incubo questo matrimonio. Peccato. Anche voi lasciate il curriculum all'ingresso. Se sorrose pungeranno. E se son cachi? Se son cachi. Che pagliacciata inutile. Però, che caratterino. Intanto ho sprecato il mio primo desiderio e ho perso Jasmine per sempre. E di cosa ti meraviglia, era un amore impossibile. Ricchi stanno con i ricchi e pezzenti con i pezzenti, questa è la verità. Amma. E poi l'amore fa tutti gli stessi danni. E
qualcosa. Ariam! Che poi pure tu ti fai di innamorare della figlia del sultano. Param! Sai, dicono che al cuore non si comanda, il mio ha fatto tutto da sé e mi è scappato via. Però adesso cerca di riprenderlo, perché vedi, io non posso farcela vederti così. Perché vedi io... Visto che siete ancora qui, vorrei fare due chiacchiere con il principe Ali. Con chi abbiamo l'onore di parlare? Ancora non l'hai capito? Sono la dama della principessa Jasmine. I miei ossequi, madamigiana! Senti, carina, vi ho riconosciuto subito, sai? Tu e questo straccione del tuo compare. Siete due buffoni. La finta odalisca del finto principe, siete patetici. Ma patetici a chi? Ma ti sei vista? Sembri il monumento alla tristezza. E tu allora sei così antipatica che mi fai venire il volta stomaco. Almeno sono bella io. Che cosa stai insinuando? E poi bella tu, ma fammi il piacere, che gli specchi sono scesi in sciopero per quanto sei brutta. Sei un arpio. Oh, adesso senti, basta, guarda. Aladdin, dove vuoi arrivare? Non ti permetterò di raggirare Jasmine. Se non ti ho denunciato a Jafar, è solo perché l'altra mattina al mercato ci sei stato d'aiuto. E se prima Jasmine non ti ha riconosciuto mentre facevi il fenomeno, è solo perché non ha voglia né di principi né di pretendenti. Tu per lei sei morto, ed è meglio così. Il suo destino è sposare un vero principe e regnare su Baghdad. Perciò dai retta a me, rimani morto e sparisci. Ma io sono innamorato di Jasmine. Per questo mi sono travestito da principe, soltanto per rivederla. Innamorato? Ma non mi dire fesserie. E comunque sta in campana. Qualunque cosa succeda, non fare il furbo, perché ti tengo d'occhio e dovrai fare i conti con me. Con lei non devi giocare, non ti permettere mai che se soltanto ci provi ti metto nei guai. Pensa, pensa bene a tutto quello che fai, cercala soltanto se davvero la vuoi. Lei non se lo merita, non farle del male, occhio te la vedi con me. Cosa posso fare per dimostrarti che sono veramente innamorato di Jasmine? Tu non devi convincere me, devi stare solo attento. Già la sua vita è un inferno, non ci mancavi che tu, così il suo cuore sprofonda ogni giorno più giù. E tu pensa, pensa bene a tutto quello che fai, cercala soltanto se davvero la vuoi. Lei non se lo merita, non farle del male, occhio te la vedi con me. Shadia, pensa, pensa bene a tutto quello che fai, pensaci davvero, te la vedi con me. Questa mi sa che la morsa è una tarantola. Sì, ma è morta la tarantola. Io però devo parlare con Jasmine. Sì, dobbiamo parlare con lei. No. Io non voglio miracoli. Io devo farcela con i miei mezzi. Ah, e sentiamo, quali sarebbero i tuoi mezzi? Improvviserò, come ho sempre fatto nella mia vita. Io non voglio mentire, io non voglio fingere di essere qualcun altro. Perciò ti prego, lasciatemi parlare con Jasmine. Improvviserò. So io come improvviserai, ma non ti perderò d'occhio, capito? Non ti perderò d'occhio. E adesso andiamo. Principe Ali, vedo che non siete ancora andato via. Le vostre spasimanti vi aspettano, staranno in pensiero. E proprio di questo volevo parlarvi, principessa. Credo che non ci sia nulla di cui parla. Ma noi ci siamo già visti. No. No, non mi state confondendo. Ma certo, voi siete Aladdin, quello del mercato. Ma allora siete vivo, com'è possibile? Ma certo che sono vivo io, io sono il principe di Ali, delle terre di laggiù. Solo che ogni tanto mi travesto da popolano perché c'è sempre qualcosa da imparare. Ma mi avevano detto che eravate stato condannato a morte. Come avete fatto a fuggire? Oh, non avete idea di quanto io sia felice di rivedervi. Mi sentivo in colpa per tutto e poi non vi ho ancora ringraziato per quello che avete fatto per me. Ringraziarmi di cosa?
In fondo non ho fatto altro che aiutare una ragazza bellissima a disfarsi di un muzzurro di troppo. Ma voi, piuttosto, principessa, cosa ci facevate al mercato in mezzo a quella gentaglia? Gentaglia? Quella non è gentaglia, è la mia gente. Ed ero lì perché stavo scappando. Scappando da cosa? Dal mio destino. Tra pochi giorni compirò 18 anni e dovrò sposarmi. Così è scritto, senza amore. L'importante è che sia un principe e che abbia voglia di farsi scegliere da me. Io sono solo una piccola formalità. Anche voi siete qui per farvi scegliere, no? Per sposare la principessa di Baghdad. No, io sono qui per te. Vieni con me e lasciamoci volare tra sogni e stelle. Ti porterò, lasciale qui tutte quante le paure, libera il vento, la fantasia, lassù dove il cielo è più vicino, scriverai con un dito il tuo destino, quando il cuore ti dirà dove sta l'eternità. Volo, io volo sopra ad ogni perché, sopra il cielo. Sbaglia mai. Davanti a noi quanta vita da inventare, ma per la vita io ci sarò. Davanti a me tutto un mondo da cambiare, ma con te accanto ce la farò. Da lassù vedo il mondo rotolare, tutto va senza il minimo rumore, ma coi piedi sulla terra si ritorna a far la guerra. Mai. Sopra ogni cielo, io volo. Sopra ogni mare, se rimani con me, io non cado. Ho bisogno di te, e adesso che so chi sei, non ti perderò, non ti perderò. Davanti a noi quanta vita da inventare, ma per la vita io ci sarò. Davanti a me tutto un mondo da cambiare, ma con te accanto ce la farò. E adesso vieni con me. Jasmine,
è stata la notte più bella della mia vita. Anche per me. Io però devo dirti una cosa. Non adesso. Rovineresti l'incantesimo. Buonanotte, Ali. Buonanotte. Jasmine. Io non sono un principe e ancora non riesco a dirglielo. Bene, bene. Quello del nostro principe Ali non è altro che Aladdin. Come hai fatto a uscire dal pozzo e inventarti tutto questo? La lampada. Non mi dire che... Dove hai messo la mia lampada? Ti conviene parlare, perché abbiamo dei metodi molto convincenti nelle nostre galere. Me lo dirai e poi... Zac! Zac! Ah, giusto per tua informazione, sappi che grazie a una clausoletta aggiunta di mio pugno sul libro della legge, con tanto di sigillo imperiale, casualmente in mio possesso, la tua adorata Jasmine diventerà presto la mia obbediente sposa. Ed io, il prossimo sultano! Ma davvero pensavi che questa pagliacciata avrebbe funzionato? Errore! Non hai fatto i conti con il destino. E qui a Baghdad il destino si chiama... Jafar! Sei un bastardo! Così povero e così minaccioso. Guardie, portatelo via. No, 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 non mi toccate. Lasciatemi andare. Iago, se tutto questo non fosse esclusivamente per il mio bene, non lo farei mai. Mi rimorderebbe la coscienza. Ed io la coscienza l'ho sempre avuta pulita. Per forza, non la usa mai. Pessimo, dobbiamo proprio dire che sei pessimo. Molto malvagio e pericolosissimo. Indiscutibilmente sono pessimo. Pessimo, pessimo. Aladdin! Aladdin! Ancora tu? Ma che cosa ci fai qui? Sto cercando Aladdin. Beh, qui non c'è. Quindi prima che chiami le guardie è meglio che te ne vai con le tue gambe. Guarda che non mi fai paura. Io gente come te me la mangio a colazione. Attenzione, potrebbe venirti un'indigestione. E poi smettila di addobbarti da finta ricca che ti viene male. Io sono orgogliosa di essere una pezzente, ma libera. Tu invece, dato che sei... Senti, carina, io non sono nata ricca, sono nata nella casba. E mangiavamo tutti nello stesso piatto, quanto eravamo poveri. E il piatto era sempre vuoto. Allora la povertà non ti ha insegnato proprio niente. Mi ha insegnato a stare alla larga da quelle come te. Ma chi ti pensa? E poi cose più importanti da fare che stare qui a discutere con te. Ti saluto. Cozza! Cozza a me? Detesto non avere l'ultima parola. Aladdin! Abba! Aladdin, sapevo di trovarti qui, ma cos'è successo? Abba, Jafar ha scoperto tutto. Sa che non sono il principe Ali e vuole la sua lampada. E poi sposerà Jasmine, mi farà torturare, poi zac! Aspetta, calmati, cosa stai dicendo? Abba, qui non c'è tempo da perdere, dobbiamo fare qualcosa! Dammi la lampada. Sì, qui ci vuole il genio. Sempre nei momenti meno opportuni. Dimmi cosa devo fare, io lo faccio in un minuto. Sono pronta della gira, il mio sano contributo. Va bene, basta. Invece di riattaccare la filippica del genio, fa qualcosa. Non c'è niente di peggio per un genio sentirsi tarpate le ali. Vabbè, tanto ormai la frittata è fatta. Abba, abbottali. Allora, cosa dobbiamo fare qui? Dobbiamo rendere più confortevole questa cella? Sì, lo leggo nei tuoi occhi. Allora, cosa ci vogliamo mettere? Ci vogliamo mettere un po' di colore? Sì, ci appendiamo un'amaca? No, ma dove l'appendiamo? Ah, una mucca, sì. No, ma quella è troppo grossa. Ah, una moca, così ogni tuo desiderio sarà espresso.
no? E va bene, cambiamo, ci mettiamo un po' di aria condizionata. Dimenticavo, lui è già al fresco. Sì, possiamo iniziare dal basso, sì, dal pavimento. Il pavimento. Ababa, come si chiama questo pavimento di legno? Parquet. No, così, tanto per curiosità. Non l'avete capito, va bene, possiamo cambiare, sì, ci mettiamo un tappeto. No, ma quello poi vola via. Tutta moquette, sarà una cella molto carina, senza soffitto, no, senza cucina. No, noi non abbiamo bisogno di una ristrutturazione, noi dobbiamo salvare Jasmine, quindi tirami fuori di qui. Calma, calma, e caggia far. Però attenzione ragazzino, che con questo siamo all'ultimo desiderio. Ma come l'ultimo? Sì, perché primo ho trasformato Aladdin nel principe Ali, secondo se adesso lo tiro fuori, e terzo se è sempre valida l'offerta di regalare a me il suo terzo e ultimo desiderio. Signore e signori, siamo arrivati alla fine. Stop al televoto, grazie, grazie. A meno che tu non hai deciso di tenere per te il tuo terzo e ultimo desiderio, dimmi di no, dimmi che mi renderai libero, no, il terzo desiderio è il tuo. Io tutto quello che voglio è sistemare i conti con Jafar. Grande, attacca. Sei grande, grande. Che schifo. E va bene, cambiamo. Falle là. Un po' meno. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Oh, basta, ma non la voglio, tirarmi fuori di qui. Secondo te ce la faccio, Abba? Abba? Quando sei qui con me, questa cella non ha più ancora. Allora dimmi cosa devo fare! Tirami fuori di qui! Ah, tutto qui? E poteva dirlo prima, no? va bene, va bene. Dai, forza! Vieni! Eh? Ah, bravo, bravo. Oh. Bravo. No? E adesso spingi! Eh? Spingi! Evidenza, maestà, giatezza, devo dirle una cosa importante, vitale. Basta, lunatica, tanto la tua palla non prende bene. Piuttosto, va a chiamare la principessa. Vado. Sire, credo sia arrivato il momento di comunicare al popolo la data delle mie nozze con Jasmine. Sua lieta Letizia, la principessa Jasmine, è qui, sempre con la sua felicissima dama di compagnia. Sì, maestà, però io volevo... Però adesso la pianti! Padre, cosa succede? Figliola, devo riferirvi delle nozze. Eh già, non avendo scelto marito nel tempo che ti era stato predeterminato, dovrai sposare il gran visir di corte. Già, questa è la legge. Padre, ma da dove spunta questa legge? È scritta qui, sul libro della legge. È una clausoletta. Maestà, la costoletta l'ha scritta... Ma quale costoletta, lunatica? Stasera sei insopportabile. Dicevo che è una costoletta. Clausoletta, chiarissima figliola. Molto bizzarra, ma io la mia scelta l'ho già fatta. E nei tempi dovuti ho scelto il mio principe. Oh, ma questo è meraviglioso, non è vero Jafar? Chi sarebbe il fortunato di grazia? Il mio sposo sarà il principe Ali delle terre di laggiù. L'avevo detto io, ampie e schiarite su tutto il superato e temperature in aumento. Mi dispiace dovervi deludere, ma il principe Ali non esiste. Era un impostore ed essendo stato scoperto è fuggito nel deserto. Perciò il vostro sposo dovrà essere io. Evviva gli sposi! Bacio, bacio, basta! Mastodonticità, serodattilografica, non posso vivere con questa spada di Temistocle. Lui e la sua orrenda appendicite stanno tremando contro il nostro sultanato. L'ho sentito ieri sera con i miei occhi, orecchie, e poi mi è mancata la cotola qua sotto ai piedi. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare, e poi i cocci sono i tuoi. Ma cosa vuoi farneticando? Vado fanaticando la verità.
Il principe Ali non è scappato, ma lui l'ha fatto ingalleriare. La costoletta sul libro della legge l'ha scritta lui. Così. Lui si sposa la principessa. A voi fa fare la fine del morto e lui si intitola sultano. Quest'uomo vuole impadronirsi del vostro trono! Santità, quest'uomo è un tronista! Maestà, non crederete mica a questa invasata! Maestà, è tutto vero! Ah, adesso anche le pulci fanno la tosse. Giafare è un traditore e questa ne è la prova! Guardie, arrestatelo! Con questo sigillo imperiale ha firmato la sua finta legge per impadronirsi di Jasmine del vostro regno. Questo farabutto è più il figlio di un serpente! Ha sei facce come un dado, falso e lesto fatto. È uno scarabocchio trabatore maledetto. E stavolta, se permetti, io l'avevo detto. Sicuro sì, sì, è un traditore. Col suo perfido compare non ci incanta più. E allora dai, dai, scopri le carte. Come mai tutta la corte ce l'ha su con te? È vero, colpevole. Arrestiamolo, processiamolo. Colpevole, ma da adesso in poi non farai più guai. Intrappolato nella tela di ragno, fatta da te col tuo degno compagno. Fatta da te col tuo degno compagno. Fatta da te col tuo degno compagno. Giafar, cosa hai da dire in tua discolpa? Vecchio, inutile bodina! Tu e la tua insopportabile figlia! Voglio vedervi morte! Mia! Che mi cadessero tutte le pulci! La lampada dei desideri! Adesso le cose per voi si metteranno davvero male! Davvero molto male! Ali, libera, 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 bene, vado in vacanza, ciao! In vacanza? Ma cosa vuoi far neticando? Sì, sì, ti scrivo. Ti scrive? Ti scrive? Sono io, il tuo padrone. Simpatico. Oh. Va bene, padrone, esprimi pure i tuoi tre desideri. Esaudisci il mio primo desiderio. Voglio diventare il sultano di Baghdad e umiliare tutti i miei nemici. Ora! Ora? In che senso? Con te non si sa mai che ora è. Oh, ma questo non è un desiderio, è una nefandezza! Poche storie, fa il tuo lavoro! Va bene, va bene. Che tu possa diventare il sultano di Baghdad. Ora! Sono il sultano! Ehi, è il nuovo grande, sì! Lunatica, perché non mi hai avvertito prima di tutto questo? Perché... perché non volevo rovinarvi la sorpresa, no? Jafar, sei l'essere più spregevole della Terra! Ma no, io sono piuttosto... La cantiamo tutti quanti insieme più tardi, va bene? La cantiamo più tardi? D'accordo. Principessa, sapevate che il vostro principe Ali non è altro che il ladroncolo più insignificante di Baghdad? Jasmine, perdonami, io ho provato a dirtelo, ma non ci sono mai riuscito. Aladdin, principe o non principe, se questa è la fine, finiremo insieme. Che quadretto commovente. Passiamo alla seconda fase. Voglio diventare l'uomo più ricco del mondo. Ora! Ora? Ma non potresti dire adesso? No, ora! Va bene, va bene. Che tu possa diventare l'uomo più ricco. Ora!
Ricco, ricco, ricco! Sarò l'uomo più ricco del mondo! Cos'altro può desiderare un uomo ricco e potente come me? Le babucce di Prada? Idiota! L'amore. Io voglio essere adorato. E indovinate da chi? No! No. Esatto! No, padrone, no, non ne sono capace. I innamoramenti non fanno parte della mia magia. Decido io, avanti. No, ma che peccato! Sprecare un desiderio per questa stupida ragazzina, quando invece basterebbe un po' di cervello. Io volevo soltanto le sue ricchezze e con un po' di astuzia l'ho fatta cascare ai miei piedi. E tu? Tu invece vuoi sprecare il tuo ultimo desiderio per lei. Ma andiamo. Sarai ricco e potente, ma non sarai di certo un genio! Non sono un genio? E chi l'ha detto che non sono un genio? Forza, avanzo di lanterna, esaudisci il mio terzo desiderio. Voglio diventare il genio più geniale della Terra, più di te e più di chiunque altro. Ora! Ora? E va bene, va bene. Che tu possa diventare un genio. Ora! Jafar! Jafar! E io che faccio ora? Ma questo è un colpo galattico! Jafar è rimasto chiuso nella scatolaccia e rimarrà lì dentro per l'eternità! Che tristezza! E tu? Tu sei finalmente libero! Sì, sono libero, sì. Libero dalla lampada, libero dalla mia magia! Sì. Adesso sono un errore come voi! E per questo ho deciso di cambiare nome. Mi farò chiamare... Eugenio! Eugenio, che bello! L'avrei scommesso che ti avrei lasciato senza parole. Eugenio... È un bel nome, mi vado subito a segnare all'anagrafe. Eugenio. E il cognome? Della lampada? Bello. Andiamo all'anagrafe, va? Per un attimo ho avuto paura. Jasmine, non ti avrei persa per tutto l'oro del mondo. Oh, maestà, il vostro sigillo imperiale. Bentornato a casa. Padre? Non credete che Aladdin, per averci salvati, meriterebbe di essere nominato principe? Principe? Ma con questo sigillo io lo faccio santo subito. Allora, Aladdin, per aver salvato il nostro regno e con i poteri conferiti da questo sigillo imperiale, io ti nomino principe di... Principe delle terre di laggiù. No, mi scusi, maestà, ma non va bene. Le terre di laggiù non esistono, non le vedo neanche sulla mia palla. Lunatica, non mi creare complicazioni. Lottizziamo un pezzo di deserto e ne facciamo un principato. Eccole, le ho viste, le terre di laggiù. Pochi lotti per pochi eletti. Adesso che sei un vero principe, puoi avere la donna che ami. Sii felice, amico mio. Adesso che un vero principe, te lo sposi. È di corsa. Veramente io? Vorrei pensarci ancora un po'. Sì!
sono un principe sincero, innamorato della principessa più fantastica che c'è. Vi regaleremo giorni di felicità. Aladdin, auguri! Il tuo regalo di nozze è il tappeto volante, l'ho parcheggiato lì fuori. Ma vigile, no, non è passo carrabile, vigile! Ehi, attenti, che non ci si sposa e non si parte, né di Venere né di Marte. Ma non azzecchi neanche il presente, oggi è domenica. E io chi ho detto? Sogno! O era tutto vero? Beh, che importa, perché i sogni sono vita e la vita è teatro. E io non potevo certo restare chiuso in quella lampada dei falsi desideri, no. Una gabbia dorata di una vita perfetta, no. Io volevo essere libero. Libero, 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 libero come Eugenio, come Giovanni, come Maria. Libero come tutti voi. Libero di sognare. Come avete fatto voi stasera, perché io come voi so ridere della vita e per questo sono il sogno, l'incanto e la fantasia. E la fantasia non può morire, mai!
pensa poi se ne va. E la troveremo, ma tutti i sogni che sogniamo, e la ritroveremo, tutti i sogni che sogniamo, e la troveremo, ma tutti i sogni che sogniamo. E ora salite su, e ora salite su, questo tappeto vola, questo tappeto vola, e non vedete più, se, tre, più. Diventa musical! Permettetemi di condividere questo applauso con la nostra coreografa Antonella Sacchetti. Insieme a lei vorrei sul palco anche Fabio Verdolino, presidente dell'Associazione Culturale e Teatrale Grocca. E continuate per la nostra regista Elvira Spartano. E per loro i nostri magnifici ballerini. Prima di lasciarci sono doverosi dei ringraziamenti, perché se tutto ciò è stato reso possibile anche grazie al contributo di alcuni che hanno creduto nel nostro progetto. Quindi vorrei innanzitutto ringraziare i nostri sponsor: Sara Assicurazioni di Antonio Primavera, Castellana, Gatto Bianco Guest House a Bari, Farmacia Miccolis e La Costruzione in Legno dei Fratelli Simonini, sempre a Castellana, New Autonet e Nexive a Putignano, Sandra Parrucchieri e Serritella Ricevimenti a Castellana, Tecnofon Centri per l'Udito a Putignano, Viaggio e Turismo Marozzi. Ancora un applauso per loro, grazie. Ancora il ringraziamento di Grocca va a Dalin Spose. A Nico Beffa e a Fabio Verdolino, che oltre ad essere stasera il genio è il nostro tecnico audio, hanno permesso la realizzazione di questo materiale scenografico che avete visto. Un ringraziamento anche ad SOS di Milko Lara insieme ai suoi collaboratori Luca e Claudio. E infine un ringraziamento a Federica Abruzzese dell'Associazione Musicale Mino Rota, che io inviterei a salire sul palco per prendersi anche lei il nostro applauso. È stata la nostra consulente canora, ti posso definire così, Federica? Grazie. E infine vorrei qui sul palco insieme a noi le realizzatrici di questi magnifici trucchi che avete visto, sono le ragazze della Beauty Academy, Francesca Recchia, Vanessa La Terza, Rossella D'Alba, Irene Di Franco, Gina Leoci, Magiba Lefebvre, coordinate da Mary Castro. Un grandioso applauso, dove sono? Eccole. Un grandioso applauso perché hanno realizzato questi trucchi davvero splendidi, mettendo a nostra disposizione la loro professionalità per diverse ore. C'è David che è proprio stremato perché è durato più il trucco che lo spettacolo. Bene, è davvero tutto. Io ringrazierei infine Stefano D'Orazio, che ci ha consentito di poter realizzare questo sogno di Grocca. Perché con Grocca i sogni vanno in scena e noi speriamo stasera di avervi fatto sognare. Grazie a tutti voi.
Grazie a tutti, alla prossima! Grazie!